SMS interessante, anche se in realtà ne abbiamo già parlato in precedenza, l'amico Matteo Pelletti di Verbagno, che è bello quando qualcuno ci scrive nome, cognome e anche la città da dove ci vede. Buongiorno a tutti, ascolterei volentieri l'opinione di Mattiello rispetto alla riduzione del numero dei parlamentari, l'abbiamo già accennato prima, ma ripetita iuvant, alla luce dei fatti del passato in cui è stato possibile gestire pagando un numero di onorevoli sufficienti a far cadere il governo, anche perché selezionare meglio i parlamentari non è facile e casi come Razzi e Scilipoti potrebbero ancora verificarsi. Grazie a Mattiello è la risposta giusta a chi dice che tutti i politici sono uguali. Matteo Pelletti di Verbania. Evviva Matteo! Allora, ripetiamo poi il concetto, io te l'ho detto prima, ma tu da parlamentare sei veramente d'accordo sulla riduzione del numero dei parlamentari che potrebbe costare la carica anche a te stesso? Sì, punto a capo. Il messaggio di Matteo ci fa riflettere su quello che stavamo già dicendo prima, e cioè questo è il paese del fatta la legge, trovato l'inganno. Il problema in questo paese non è tanto e soprattutto non è solo un problema di riforma delle regole, è soprattutto un problema culturale, perché tu puoi cambiare le regole come ti pare. Dopodiché, se questo paese rimane il paese nel quale i furbi la fanno franca e i furbi si sentono persone di valore, mentre invece chi rispetta le regole in questo paese è condannato a sentirsi uno sfigato, uno fuori posto, tu puoi cambiare tutte le regole che vuoi. Questo paese continuerà a essere un paese profondamente corrotto e profondamente vincolato a centri di potere non democratici. Quindi sono due piani distinti. Ragioniamo sulle regole più opportune e contemporaneamente continuiamo a fare la battaglia sul piano culturale perché questo paese venga risanato profondamente. Certo. Ci sono alcune regole e ci sono alcuni accordi che danno un messaggio culturale. Quando si parla di riformare la cultura, ma tu come diavolo fai a riformare la cultura? Con dei sermoni televisivi? No, lo diceva bene Sandro Pertini, tu la cultura la riformi dando l'esempio. È l'esempio che riforma la cultura. Allora, quando noi guardiamo allo Stato, quando noi guardiamo al rapporto PD-PDL, diciamo, va bene. Sospendiamo il giudizio, ma vediamo che cosa riusciamo a fare. Una cosa vi chiediamo, che questo abbraccio PD-PDL non si traduca nel condono tombale su ciò che è successo negli ultimi 20 anni in questo paese, a cominciare dalle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, le bombe di Firenze, di Roma, di Milano. Questo non è accettabile, perché se l'accordo PD-PDL, le riforme dello Stato, la riforma della Costituzione, hanno come prezzo il condono tombale, l'amnesia generale su quello che è successo in questi 20 anni, che ha avuto, che ha dato, scordiamoci il passato, allora il messaggio culturale che passa al paese è che i furbi, i violenti, i prevaricatori, ancora una volta la fanno franca. E allora questo paese continuerà a sprofondare nella Io corruzione. ne ti rubo ancora un minuto perché vorrei che tu chiarissi loro la proposta che esiste, insomma, largamente condivisa in Parlamento, basta con il bicameralismo perfetto. Sì, sul bicameralismo perfetto direi che c'è un'intesa trasversale. Noi in questo momento abbiamo due Camere, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, che fanno le stesse cose. Punto a capo, aperta parentesi. Se i nostri padri costituenti tra il 46 e il 48, dopo 20 anni di fascismo, hanno immaginato un sistema del genere, l'hanno fatto non perché fossero matti, ma perché avevano paura che il potere gestito con una certa cultura nel nostro paese avrebbe nuovamente creato delle spinte autoritarie. Per questo il bicameralismo. Sono passati decine e decine di anni, ci sentiamo tutti un po' più democratici e soprattutto il sistema costa davvero tanto e produce molte inefficienze. Allora, eliminare una delle due camere, meglio, trasformare il Senato nella Camera permanente delle regioni e delle autonomie locali, ha senso. Ti rimane una Camera titolare del potere legislativo, sarebbe la Camera dei Deputati. Attualmente fa 630, che da questi 630 si riduca a 550, 500, può avere ancora un senso. Meno rischi altre forme di inefficienza, cioè meno rischi di avere una Camera che
titolare del potere legislativo, non ce la faccia materialmente a coprire i temi di cui deve occuparsi la Camera legislativa. Ma teniamo presente, sempre perché siamo nel paese del fatta la legge e trovata l'inganno, che in questa fase storica, da molti anni ormai, le Camere, solo per modo di dire, sono titolari del potere legislativo, perché per come sono andate le cose nel nostro paese da molti anni a questa parte, è il governo, è l'esecutivo che oltre ad avere la titolarità del potere esecutivo, appunto, ha di fatto assorbito la titolarità del potere legislativo. In questo paese si governa attraverso i decreti di legge. In questo paese le Beh, norme comunque queste le fa proprio il sono governo. riforme che evoca anche il presidente Napolitano. Una battuta al volo perché stiamo già sforando stasera documentario al Cinema Ambiente. Alle 18:30 la nostra scuola di politica della Fondazione Benvenuti in Italia va al cinema oggi alle 18:30 al Cinema Massimo, perché presentiamo il documentario di un caro amico Maurizio Mariani sugli OGM e sulla battaglia in Europa per mantenere l'agroalimentare quanto più in sintonia con la natura e con rispetto dei lavoratori. Ci sei anche tu oggi? Certo. Beh, grazie, grazie mille all'onorevole Mattiello, parlamentare deputato del Partito Democratico. Un po' di pubblicità, noi rientreremo verso le 9:30 giù di lì con un altro parlamentare del PD oggi, ma così, ma noi ospitiamo tutti quelli che si rendono disponibili ai nostri inviti. Avremo più tardi l'onorevole Umberto Dottavio. Grazie ancora, buon lavoro, Anche affari te. d'oro e torniamo subito dopo.